La mostra Colori e immagini della scienza è la tappa conclusiva di un progetto di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, svolto con studenti delle scuole superiori dell'area romana in generale. È un progetto denominato Art and Science Cross Italy dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il CERN, che si svolge su scala nazionale in diverse città d'Italia. In ogni città c'è una mostra con i lavori degli studenti realizzati durante questo PCTO. Al termine di questa mostra saranno decretati alcuni studenti vincitori, le cui opere andranno esposte al Museo MAN di Napoli, e lì ci sarà un'altra giuria internazionale che decreterà le 10 opere vincitrici di tutto il progetto su scala nazionale, gli autori delle quali saranno ospitati per una settimana al CERN di Ginevra per seguire un master di arte e scienza. La tappa di Roma del progetto si è svolta in collaborazione con il Dipartimento di Fisica di Sapienza, Università di Roma, e con la collaborazione particolarmente preziosa in questo caso dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che ha realizzato in toto l'allestimento della mostra, facendo svolgere ai propri studenti un corso durante il quale hanno progettato gli allestimenti e li hanno realizzati e, come vedete, diciamo, sono molto belli in questa location. L'idea è che il linguaggio della scienza e dell'arte hanno molte cose in comune. Sono entrambi determinati da un fattore comune che è la creatività. Gli scienziati, come gli artisti, creano la loro interpretazione del mondo che li circonda. E quindi, in questo modo noi vogliamo sensibilizzare tutte e due le anime degli studenti verso il mondo che conoscono meno, per fargli scoprire la bellezza anche di quel mondo.